Ciao a tutti, ci troviamo in via San Leonardo, una via periferica della città di Melito Porto Salvo. Siamo qui perché al numero 139 della via San Leonardo abita la signora Filomena Gangemi, che oggi festeggia le sue 105 primavere. Ecco, noi siamo qui per fare gli auguri alla nonnina del paese, la più longeva del paese della città di Melito Porto Salvo. Quindi ecco, noi adesso entriamo a fare gli auguri a nonna Filomena, quindi seguiteci e andiamo a fare quattro chiacchiere con i parenti pure, grazie. Permesso, si è acceso? Eccoci qua. Buonasera, buonasera, buonasera. Si può accendere la luce? Grazie. Eccola qui, la nonna Filomena. Vediamo un attimo se riusciamo ad arrivare con la telecamera. Vediamo se riusciamo a farla parlare, a dire qualcosa. Buonasera. Come Buonasera nonna, come va? va Come medico? state? Come sogno? Che vuoi? Sono qua. State bene? Bene. Ah, lo sa che lei oggi festeggia 105 anni? Come volete? Lei oggi festeggia 105 anni? Auguri! È il suo compleanno oggi? Sì. Lo sa quanti anni festeggia oggi? 105 anni! Cento Complimenti! 105 105! gennaio. Sì, nonna, sì! 105 anni! Complimenti, brava! 100. 105, sì! Vuole fare un saluto ai figli, ai parenti, ai nipoti che la stanno guardando. Come dite? Un saluto ai figli, ai parenti. Mi salutate? Ecco, questa comunque non la vogliamo fare affaticare. Nonna Filomena comunque abbastanza, beh, purtroppo ha problemi di udito, ma comunque diciamo che siamo riusciti. Ah, poca buona salute. Comunque, eccola qua. Intanto il nostro cameraman Giovannino fa le foto, questa è nonna Filomena che adesso noi vi sveleremo il suo segreto tramite qualche figlio, naturalmente qualcuno che ne sa più di noi. Andremo a vedere. Ecco, un applauso alla nostra nonnina, comunque ecco, lo facciamo. Tanti tanti complimenti. No, volevamo sapere se si ricorda quando è nata, l'anno, quando è nata lei. In che anno è nata? Sogno cane, Sì. ho riposto. Si riposa, eh. Si ricorda in che anno è nata? L'anno che è nata? Ma Quando nascisto, nonna? Brava, quando nasci io brava. sogno il 100. 9 2909. Bravissima, facciamo un applauso. 1909, brava, brava. E qua ci sono i vostri figli, nipoti, pronipoti. Sono Tutte buone. tutti buoni. Sono venuti a fare la festa, a festeggiare lei. Thank you.
donna tranquilla per non affaticarla. E adesso siamo con il figlio Enzo Gangemi, che saluto. Buonasera Enzo. Buonasera e grazie per la presenza. È un piacere nostro. Diamoci del tu, visto che ci conosciamo certamente da tanto tempo. Ecco Enzo, nonna Filomena, la più longeva della città di Melito Porto Salvo, 105 anni. Ecco, tu magari che ne sai sicuramente più degli altri, ci puoi spiegare un attimino, ecco, come si arriva a 105 anni? Beh, che vita deve fare più o meno? Avendo seguito la sua di vita, perché ho vissuto buona parte della mia vita sempre a Melito, quindi tranne una parentesi di 16 mesi, ho capito abbastanza bene come ha trascorso la sua vita, almeno quella da quando io ragionavo da bambino, che poi ti dirò da bambino qualcosa. Praticamente prima di ogni cosa è la vita sana che ha fatto, perché ogni cosa è legata, ogni vita, ogni esistenza è legata anche a come tu mangi, come mangiare, come conduci, ti comporti, se fai fatiche, se ti rilassi. Quindi da tutte queste cose dipende il vivere in più o in meno, e poi dalla fortuna che il Signore ti manda, dalla grazia, quello ci vuole. Posso dire dalla grazia, perché io per mia madre dico sempre, io la mattina quando mi sveglio vedo che mia madre è con me, anche se non sono materialmente, ma con il cuore e con la mente, so che è viva, che è ancora su questa terra. Io ringrazio il Signore per questa grazia che ha concesso a lei, per la gioia che ha dato a me e ai miei congiunti, compresi nipote e pronipoti, eccetera, di averla ancora tra di noi. È una... Traspare una leggera emozione, si vede, quindi emozione. È vero, sì, perché... Raccontare la vita di una mamma, insomma. È molto... Dovrei... Per esempio, io ho qualcosa dentro di me, che io dico che ho uno scrupolo di coscienza. E dice tu, ma qual è? Che cosa hai fatto? Perché... Non ho fatto niente. Il mio problema è che, come tu hai potuto vedere poco fa, mia madre non sente bene. Per cui quando io vengo a trovarla, se voglio parlare, grido come gridavi tu e mi sentono a 30 metri di distanza. Sono cose che io vorrei dire a mia madre, che non è giusto che le divulghi ad altoparlante, diciamo. Cioè, che vorrei dire? Ognuno a un certo punto della sua vita fa pure un ragionamento. Tira i conti, il conto di come ha vissuto, come si è comportato, eccetera. Io non ho niente, ritengo, da rimproverarmi nei suoi confronti, che l'ho voluto sempre bene, gli sono stato vicino tutte le volte che ho potuto. Però dentro di me ho avuto sempre un desiderio di avvicinarla, io e lei, per poterla ringraziare per avermi messo al mondo, bravo, per avermi cresciuto così, per avermi dato una educazione che non mi ha fatto avvicinare a certi ambienti che tu capisci dalle nostre parti. Quindi ho vissuto io una vita sana, integra, che mi ha insegnato lei, e nello stesso tempo, tranne mio fratello che ogni tanto qualche scapaccione me lo dava, e nello stesso modo hanno vissuto anche le mie sorelle e, per quanto io ne possa sapere, anche i parenti, nipoti, eccetera. Inutile che li citi ogni volta, quando parlo della famiglia parlo di tutti. Quindi vorrei avere la gioia di potermi confessare e di esprimere questa mia riconoscenza. Però purtroppo per questo problema che ha... Esatto, io tempo fa ho tentato di fare addirittura pure una poesia, perché quanto prima pubblicherò un libro di poesie, quindi nel corso di questo scrivere, questo inventare, eccetera, dicevo, parlando con il Signore, se tu potessi per una volta, almeno per questa volta sola, renderla bimba, bambina, e consentirmi una volta tanto di poterla... di essere io il più grande e poterla tenere in braccio. Facciamo un applauso, perché si è emozionato, giustamente. Vorrei essere io il grande e lei la bambina. Come ha tenuto me in braccio, vorrei tenerla io.
per quanto era possibile, per quanto voleva il Signore. Questa era una poesia che è rimasta ancora per strada, ma che devo limare, spero di poterla pubblicare per farle giustizia, anche perché ho una di mio padre e di altre persone. E quindi mi commuovo per questo. Cioè, io ho ricordi belli della mia infanzia, per esempio, come ha fatto a vivere? Sì, me lo domando spesso io, come ha fatto a vivere. Nel 1946 mio padre è morto e ha lasciato una famiglia di 5 figli, che in ordine di... Perché siete 5 figli, naturalmente. Eravamo, perché ora 2 mancano. E quindi in ordine di età c'era mio fratello Mimmo, mia sorella Tota, che sono le prime 2 persone che il Signore ha chiamato a sé, mia sorella Mimma, che tu vedi qua, io, e poi l'ultima nata, che è Sisa, che è in Svizzera, e quindi non è presente. Tu sei il penultimo. Sono il penultimo, sì. Il più piccolo. È toccata a lei, da quel momento in poi, accollarsi questa famiglia di 5 persone, che anche se mio fratello e mia sorella erano più grandi, avevano un'età, e noi ancora non eravamo un'età tale da poter lavorare, potevamo dare una mano, per non dire un dito, eccetera. Quindi, che faceva mia madre? Perché il Signore l'ha lasciata vivere tanto? Non te lo dico io, te lo dice una mia amica rumena, che, sapendo quanti anni aveva mia madre, a 102 anni, ha voluto conoscerla. Io l'ho portata qua e lei mi ha detto, quando gli avevo raccontato un po' della sua vita: sai perché tua madre ha vissuto e vive ancora? Ha detto: no, perché il Signore l'ha lasciata. Sì, il Signore l'ha lasciata per ricompensarla dei sacrifici che nel corso della sua vita ha fatto. Dice: e che faceva? Allora, dalla morte di mio padre, lei gestiva un negozio di generi alimentari che avevamo già durante la guerra. Tant'è vero che io mi ricordo, anche se ero piccolo, mi ricordo le cosiddette tessere annonarie, cioè era il tempo in cui il pane, la pasta, i viveri, i generi alimentari te li davano con la tessera, periodo del fascismo e poi subito dopo ancora. Faceva, panificava, e qua c'è una storia che qualche volta la stampa l'ha pure pubblicata, io non faccio nome perché non è giusto, però a mia madre tutti riconoscono una bontà d'animo, una sensibilità estrema, grande, un cuore infinito. Che faceva mia madre? Quando panificava, c'erano molte famiglie che non avevano, io ho detto a qualcuno, era o tempo da atruscia, atruscia tu sai, vuol dire a fame in poche parole. E allora molte persone, molto più adulte di me, io qualcuno me lo ricordo, venivano al forno e da una finestrella che era laterale al forno, in mezzo ai giardini all'Agrumeto, mia madre, a suo rischio, perché quando il pane era con le tessere tu non potevi fare quello che volevi, però per quel cuore grande che aveva, rischiava, gli dava dalla finestrella, gli porgeva il pane. C'era un amico che vendeva, lo chiamavano Frandanaro, perché vendeva stoffa e la portava così. Questo per diverse volte, quando avevo l'età di 7, 8 anni, 9 anni, mi incontravo per strada e mi diceva: ah, benedetto tu e tua mamma, la prima, la seconda. In realtà io gli ho detto a mia madre: ma perché tizio mi dice sempre benedetto tu e tua mamma? Dice: non te l'ho detto mai, te lo dico adesso, però non lo fare sapere in giro perché non è giusto. E mi ha detto che a questo qua gli dava il pane sempre di nascosto, e lui mi dice, poi me l'ha detto, mi dava il pane di nascosto, lo nascondevo in quelle cose che portava e lo portava a casa e mi cacciavo fame. Come lui c'erano tante altre persone a merito. Rischiava, perché mia madre e mio padre, prima che morisse mio padre, se ne erano saliti a Pentedattolo. Io non mi ricordo, però mia sorella più grande di me, le altre sorelle, pure lei, mi dicevano che io stavo, mi pare si chiamava Sant'Antonio di Pentedattolo, e con uno zio che si chiamava Mico, si chiamava Rupurido, mamma. No, Pasi Maria, l'altro, quello che mi teneva, Uzzicicco, mi teneva sotto un ulivo, sotto le tavole, tu sai che c'erano i letti, non c'erano le cosiddette tavarchi, c'erano tavole sui trispodi, ecco, tanto per dirle, per farci capire meglio da chi ci ascolta. Sì. Mi nascondeva sempre là sotto, quando passavano gli aerei, mi dicevo: c'è, non ti muovi, come se la bomba, la tavola non gli faceva niente e io ero salvo.
Allora mia madre, che anche stavano là, lei e mio padre salivano là sopra, erano sfollate per sicurezza pure cose. E venivano a San Leonardo, panificavano, vendevano, eccetera, e poi risalivano e facevano questo va e viene continuo. Dietro casa mia chi c'era? C'erano i tedeschi. Io non lo ricordo, lei forse lo potrà ricordare, perché era più grande di me. Però mi raccontava mio fratello che avevano fatto dietro casa nostra un orologio per terra che dava l'ora a secondo come girava il sole. Io non ti ripeto, solo so che non hanno mai dato fastidio alla mia famiglia, che gli davano tavole e altre cose per accendere il fuoco nel forno e in compenso andavano matte per il pane di grano, mia madre gli dava il pane di grano. Queste sono cose. Poi a un certo punto. No, ti volevo solo interrompere un attimo perché poco fa hai citato tuo padre, Gangemi, naturalmente anche tua mamma Gangemi. Ecco, come mai lo stesso cognome? Sono due cangini, ma non Diciamo, erano parenti non tra di erano loro, no? Quindi, parenti. Quindi due Gangemi. esatto, se non c'è da preoccuparsi. Combinazione, quindi, ma tutte e due di merito. Tutte e due di pentedattilo. Pentedattilo, ah, quindi. La vera merda allora era Ah, pentedattilo, era quindi pentedattilo. Melide ancora non era proprio, Sì. anche se c'era il comune, c'era tutto, però molta gente era lì. Io mi ricordo che dal padre di mia cugina, a casa di mia cugina, me ne salivo a pentedattilo quando ero, cioè mi portavano quando ero piccolo e giocavo in quelle viuzze lì del paese vecchio e ho bei ricordi, come ho i ricordi, ecco, la fatica. Ora, quest'altra fatica, perché nessuno sa che mia madre, quando eravamo piccoli, specialmente io e mia sorella, perché la più grande di solito, restava al negozio. Mio fratello studiava, era più grande di me, di 14 anni, quindi, e io e lei la mattina, presto all'alba, dovevamo alzarci e andare con lei un nostro territorio che si chiama Limaci, che è di fronte a Pentedattilo. Dice, che facevate? Allora, raccoglievamo le mandorle, raccoglievamo le olive, si mieteva il grano e non posso dimenticarmi mai le bellissime nottate che ho passato con mio zio Domenico, il fratello di mio padre, e con mio cugino Nino, Paolo, ma Nino particolarmente che era il più presente lì. Quando mia madre se ne scendeva, mia sorella, io restavo lì nella cosiddetta aria, che è un cerchio rotondo pulito dove si batteva il grano e si lavorava. E io per 3-4 sere, dipende da quanto tempo si impiegava, dormivo con una coperta e con i miei parenti. Mai mi ha balenato il pensiero che poteva esserci una biscia, non dico una vipera, ma una biscia. Mai, e non le ho viste mai. Ogni tanto mi faccio questa domanda, mi pongo questo problema e dico, ma guarda un po', oggi ho paura pure di spostarmi, e allora avevamo Quindi ragione. si stava meglio allora, Sì, diciamo, era indubbiamente. una vita più Più sana. sana si viveva. Facevamo pure il fieno, si torcevano, e allora lei faceva venire anche delle donne per aiutarla, che pagava regolarmente, Si eccetera. lavorava nei campi tranquillamente, si respirava aria pura, insomma, si mangiava sano. Quindi questo che ancora oggi noi abbiamo i nostri anziani che hanno una lunga vita. Come E poi d'altronde. c'erano altre due cose che facevo per dirti che vita ha fatto, cioè quanti sacrifici, ma quanta gioia nello stesso tempo di vedere crescere la sua famiglia, di dire sto facendo il mio dovere, la mia famiglia va regolarmente Senti, avanti. Allora faceva due cose. Prima aveva un vecchio telaio, che non so se era di mia nonna, lo ha tirato fuori e nel negozio stesso, c'era lo spazio, lo ha messo lì e faceva la tela. Questa tela, una volta che veniva lavorata, la portava a mare, bisognava scavare delle fosse nel bricciolino, nella battigia, si doveva sciacquare e poi stenderla al sole perché diventasse bianca. E poi la vendeva o la faceva per chi gliela aveva ordinata, eccetera. E questo per molti anni. Tant'è vero che anche le mie sorelle l'avevano imparato a lavorare, eccetera. L'ultima cosa che è importante, perché è una tradizione, che ormai non c'è più. Non c'erano fidanzati, non solo di Melode, ma anche di Montebello, Saline, San Lorenzo Marino. Venivano tutti da lei perché gli faceva il ucuduraci. Oh,
doveva essere di forma a cuore e non doveva avere meno di 101 uova. Se la sopra, se no non era. Doveva essere. Succedeva? Il fidanzato lo portava alla fidanzata, glielo dava, la fidanzata lo tagliava in due, gli restituiva la metà ed erano tutti felici e contenti, contentissima mia madre, che non si pagava mai, l'unica cosa che poteva pagarsi erano i prodotti che prendeva nel negozio, meno le uova perché erano troppe e quindi lei non le ritrovava. Per chiudere, poi naturalmente chiuderemo. Non esiste più. Non esistono più. Poi chiuderemo con te perché sa, non vuole parlare. No, volevo solo chiederle, signora, ecco, come sta adesso la nonna? Cioè, mangia, come... Mangiare sì, tutto e anche di più. Ma non sta bene come salute, perché ogni mese, un mese e mezzo, le viene una cosa, una piccola ischemia. E incomincia a gridare notte e giorno, specie di notte non dorme, non chiude occhio e nemmeno di giorno, per due, tre giorni così, ogni mese quasi, e allora soffre in quel modo. Quindi a parte questo problema, diciamo, come altro sta? L'udito, ma come mangiare, mangia tutto, digerisce tutto. Quindi sta bene, diciamo, a parte questi piccoli acciacchi. Non è che può camminare. Certo. Non cammina, è sempre nella sera. La fa disperare. Dalle volte sì. E poi sono come i bambini adesso, no? Quindi è chiaro. Come i bambini, sì. Come i bambini. Bisogna stargli dietro, quindi... Anche... Dalle volte le tremano le mani, no? Allora dico, ti imbocco io. No, sa che... No, quindi mangia da sola. Sì, che sono una bambina, devo mangiare da sola. Niente, vabbè, grazie comunque. Per chiudere, Enzo, vogliamo vedere un po' tutta i parenti, i nipoti, insomma, sì, i figli. E allora, i figli già te li ho letti, te li ho detti, ora poi te li ripeto. Ripetiamolo. Allora, Mimmo, Tota, più grande. Mimmo il più grande è sepolto in Sardegna perché è deceduto, Tota, anche lei non c'è più. Mimma è quella che hai intervistato adesso, Enzo sono io, Sisa è la più piccola ed è in Svizzera. Quindi due maschietti? Sì, e a sua volta ognuno, diciamo, forse quasi ci siamo divisi il numero di figli. Ah, ecco. Tranne Mariella, che è la figlia di Sisa, Mariella. Ah, due. Allora tutti i nipoti sono tutti due, il numero... Nipoti, pronipoti? Pronipoti, cioè no, pronipoti, perché i nipoti... Sì, non aveva tre. Non ci mi ricordavo che c'era. Franca 1. Allora, Franca 1, Tino 3, gli altri tutti due, meno mio fratello che non aveva figli, purtroppo. Quindi, vabbè, insomma... Invece è stata più abbondante. 4. Nino, che tu hai visto, sì, qua, ha avuto 4. Sono Nino, che è il più grande, poi c'è Mimma, Maria e Paola, che è ad ovest. Mimma. Non mi ricordo, l'ho tenuto in braccio io, l'ho cresciuta io, ma non mi ricordavo che era al contrario. Comunque, naturalmente, era la nonnina più grande della città di Merito, vero? Sì. L'anno scorso, in occasione dei 104 anni, mi trovavo al comune e ho detto io, ma voglio vedere così, tanto per una cosa mia. Ho fatto un'indagine. Esatto, chi è la più anziana in questo paese? Allora sono andato allo sportello, c'era un ragazzo che mi ha detto, no, aspettate che vi chiamo l'amico Sergi. Appena gli ha detto, c'è Enzo Cangemi, vuole sapere la più anziana del paese chi è. Non c'è bisogno di guardare perché lo so io e sua madre, gli ha detto. Quindi... Di solito volevo chiederti, forse sarò un po' cattivo, ma è giusto chiederlo, perché di solito comune qualcuno presenzia questi perché... Allora, quando ha fatto i 100 anni, l'abbiamo festeggiata e siamo andati alla sala di Saverio Foti, erano i 100, di solito il 100 festeggiano tutti, diciamo, in linea di massima. Poi... dal 101 in poi abbiamo festeggiato così tra di noi. 105 anni è un traguardo importante. 105 io avrei, poi la più anziana, oppure fare qualcosa, però siccome ho saputo che era stato un po' male e col fatto che lei non sente nemmeno, ho detto non avrà soddisfazione per questo, allora ho preferito avvisare te se potevi venire, perché è un ricordo che ci resterà e che... Noi l'abbiamo fatto con molto piacere e ci fa piacere. Abbiamo fatto alcuni anni fa pure i 100 anni
nonna Vincenza dell'Accolo, ricordiamo ancora, e quindi è bellissimo poi vedere queste anziani di una volta, insomma, questo traguardo, 105 anni, insomma, 105 primavere sono veramente un traguardo importante. Voi tutti felicissimi naturalmente, e quindi adesso... Quando io avevo un'età di intorno a 8 anni, no, mamma, e lei doveva fare i rifornimenti per il negozio. E allora che faceva? La mattina mi chiamava e mi diceva: vieni che andiamo a Melito a comprare la pasta, e ce ne andavamo a San Leonardo Melito a piedi. Poi lì andavamo al, cosa chiamavano, pasteficio Mangono, e prendevamo le chiamavano i pesati con la carta blu di 5 kg di pasta. Facevamo un rifornimento di pasta, in poche parole. Poi andavamo al consorzio di Don Bruno, che era Don Bruno Pennestri, e poi comprava ancora altre cose da Gentile o Lucibello. Allora erano oltre Mennite, ma Mennite era qua vicino, erano quelli che fornivano gli altri negozi, i putì, come dicevano, di Melito. E poi che faceva? Diceva: sali sul carretto e vai a casa, che io devo fare altre cose e vengo a piedi. Sai chi era col carretto? Un personaggio del quale io parlavo l'altro giorno e lo ricordavo alla stessa stregua in cui ricordo il padre di Israele, come personaggi storici, memoria storica del paese da ricordare. Ciccio Marino. Ciccio Marino? Paese vecchio. Molte volte lei, siccome non lo avvisava per tempo, andava a piedi fin là sopra per dire: venite e caricate, e io con lui sul carretto poi tornavo a casa. Bello ascoltare queste cose, quindi staremo qui tutta la serata ad ascoltare. Perché ti ho detto pure tutte queste cose? Perché adesso ti rendi conto pure tu di che vita ha fatto mia madre. Ecco, una vita... A parte i sacrifici che ha fatto con tutto il cuore, per cui lei non si è mai là, anzi... Si stava meglio quando si stava peggio, insomma, dai. Ti racconto l'ultima, allora, l'unica volta che l'ho vista piangere un po' disperata. Noi ogni anno ammazzavamo il maiale, no? E tu sai come si faceva, mandavi a tutti gli altri le frittole, poi loro le mandavano. Noi avevamo una casa di fronte a dove abitava mia nonna. Tanto è vero che io e mia sorella dormivamo con mia nonna. E lì, poi, quando è morto mio padre, mia nonna, io ho svegliato quelle case, le gestivamo noi. Ma che dici? Il salame lo appendevamo in una di queste stanze. Un giorno sono salito là e te la vedo che piangeva. Sai, a quell'età poi mia, mi ha spezzato il cuore proprio. Gli ho detto: mamma, perché piangi? Perché Ciangio disse: non lo sai, dici, i sacrifici se ne sono andati. E dopo, che sacrifici, di che sacrifici parli? Dice: mi ha fatto vedere che c'era il prosciutto, perché allora facevano un gamboni, il prosciutto, che l'avevano fatto le mosche, per cui aveva fatto i vermi, eccetera. Dice: lo possiamo buttare, il mio sudore se n'è andato qua. È una perdita, ha detto. Molto, molto pesante. Quindi. Dopo che cresce un maiale, fare poi... Ecco, per dirti, l'unica certo. Volta che l'ho vista, vabbè, insomma, sapeva i sacrifici che si... Poi lo mangiavamo tutti. Certo, certo. Un applauso a Enzo, perché è stato bravissimo a raccontarci. Ecco, Cettino, che sicuramente, ecco, sì, siediti in mezzo a loro. Ecco, Tino è il nipote. Il nipote, sì. Io... Ciao Tino, buonasera. Buonasera, grazie. Ecco, raccontaci tu qualcosa del mondo. Sì, grazie intanto che siete venuti, diciamo, a darci questa opportunità. Io pure voglio dire qualcosa, perché per me mia nonna è come anche una seconda madre, che è vissuta quasi sempre con noi da quando io ero piccolo. Penso da oltre 40 anni, vero mamma? Più o meno. Credo di sì, quindi voglio dire, l'ho vissuta come una seconda mamma. Voglio dire del carattere di mia nonna, che voglio dire, una donna che è giovane, ha perso il marito, 5 figli, un lavoro duro, è una donna veramente con gli attributi, perché ha una tempra veramente eccezionale, è un'intelligenza fuori dalla norma. Infatti mia nonna, anche se del 1909, fino a qualche anno fa, quando vedeva, perché poi per
l'età, gli è venuta una maculopatia degenerativa e non vede più bene, ma fino a qualche anno fa lei leggeva il giornale e scriveva pure più o meno bene, diciamo. Quindi una donna nata 105 anni fa era abbastanza istruita. Detto questo, lei ha un carattere forte, infatti fino a quando 7, 8, 10 anni fa ancora ci dava consigli, più che consigli ci dava delle imposizioni quasi a tutti quanti, perché voleva, voglio dire, aveva proprio il piglio del sergente, diciamo, del sergente di ferro, e a ognuno di noi, anche a mio papà, a mia moglie, fate questo, facciamo questo, facciamo quello. Una donna propositiva, una donna veramente piena di vita, e si vede che a questa età ancora, per fortuna, il Signore ce la lascia godere, diciamo, con noi. Io di mia nonna ricordo tante cose bellissime, tra cui quando mi faceva entrare nel forno, che ero piccolo, per tirare fuori il pane cotto, perché quando faceva il pane cotto gli serviva un ragazzino, io ero piccolo e minuto pure, esile come fisico, e nella bocca del forno entravo con il caldo là dentro, anche se era inverno si sudava, perché bene o male c'era una certa temperatura. E io spesso con mio papà ci alzavamo la mattina alle 4, perché anche dopo che lei non faceva più come attività commerciale, vendeva il pane e generi alimentari, però avendo il forno di proprietà, che facevamo delle fornate che portava 35 kg di pane il forno. E allora il mio gusto era alzarmi presto la mattina alle 4, aspettare verso le 6 e mezza, 7, quando certe volte veniva all'inizio pure mia mamma e mia zia Tota, che adesso non c'è, che era bravissima, e facevano poi il pane lievitare e lo mettevano nella padella a friggere, ci mangiavamo le cosiddette guastelle in dialetto, una specie di focaccia, diciamo, ma era buonissima. Queste sono delle cose, dei momenti che uno porta sempre con sé per tutta la vita. Quindi rimarranno indelebili dentro, sono ricordi bellissimi. Quindi poi adesso avere ancora la nonna, ma una cosa volevo chiederti, ecco, che mi dicevi poco fa dava consigli a tutti, ma li avete presi i consigli della nonna? Sono falsi a qualcosa? Sì, certamente mia nonna non è che dava consigli a sproposito, perché aveva una veduta molto lunga, diciamo, e ci dava dei consigli che per lei erano giusti. Certamente non c'entrava al 100% su tutto, però voglio dire, era, diciamo, come un punto di riferimento, anche perché se non prendevamo i consigli ce lo diceva 57 volte, 1000 volte, quindi bene o male ci tartassava, perché aveva un carattere forte e ci cercava sempre di... Però era una persona che poi ragionava, se qualcosa non era, che non andava per il verso che lei credeva, uno gli spiegava le cose e lei, cioè, si rendeva conto, e poi cambiava anche lei, diciamo, modo di pensare, perché era una persona intelligente, diciamo. Tu sei il nipote più grande? Io no, perché c'era mio cugino Nino e mia cugina Mimma, che adesso era qua fino a qualche giorno fa, e non sono io il nipote più grande, ci sono un paio, 4-5 più grandi di me, diciamo. Io sono il figlio più grande, siamo in due, voglio dire, mia sorella è un po' più piccola, quindi non sono il nipote più grande. Comunque è bello avere la nonnina più grande della città di Melito e poi averla ancora, diciamo, buona salute, insomma, anche perché sostanzialmente sì, a parte quei giorni che gli vengono queste non sono delle ischemie, ma sono delle cose che delle turbamenti mentali che la costringono a parlare 24 ore su 24, notte e giorno, per circa 2 giorni, e poi cade, dorme un giorno e mezzo e poi si riprende. Infatti 3-4 giorni fa ci siamo preoccupati, perché pensavamo che, almeno per fortuna, poi si è ripresa per festeggiare in tranquillità e in pace il suo compleanno. E noi naturalmente gli facciamo tanti tanti auguri e speriamo che l'anno prossimo veniamo a trovarla. Un altro mistero. Allora un giorno mi chiama mia sorella, vede che mamma sta un po' male. Dice: che è successo? Vieni a trovarla e avrai una sorpresa. E te che sorpresa devo avere da mamma? Dice: vieni, non te lo dico. Allora, prima che venisse, poi ci siamo risentite, mi ha detto: vabbè, te lo dico, mamma parla italiano. Dice, gli ho detto: ma che stai a prendere in giro? Vieni a trovarla e ti rendi conto. Sono venuto il pomeriggio, appena metto piede là, arrivo qua. Ah, mi fa in italiano spaccato, milanese.
Ah, finalmente sei venuto. Era ora che ti facesse vedere. Adesso, quindi... Sì, qualche sì. Sei mesi fa. La prima volta che ho questa crisi si è messa a parlare solo in italiano. E parlava, tutti ci parlavano in italiano. 909. Una del 909. Secondo me, io non gli ho mai chiesto se ha la licenza elementare. Ma a quei tempi non so se gliela davano, eccetera. Parlare l'italiano... Ho chiesto a un medico io, però mi dico, ma come... Sì, certe volte il cervello accumula, spiega tutta una serie di cose, e poi dici, ma alla prima occasione... Quindi con mia felicissima sorpresa l'ho sentito parlare italiano. Bellissima questa cosa. Quindi vuoi aggiungere qualche altra cosa? No, tutto questo l'ho voluto dire per rimarcare quanto ha detto pure mio zio, del carattere forte, diciamo, e della lungimiranza e del carattere appunto di mia nonna, che per me è come una seconda mamma, ti ripeto che è sempre stata con noi quasi, quindi gli ultimi 40 anni. Quindi. La nonna poi è sempre una nonna. Sì, sì. A volte si vuole più bene la nonna, no, più bene, insomma, si vive bene con le nonnine, no? Sì, io ora purtroppo per gli impegni la sto trascurando, però tutti i giorni passo sempre da qua, ma non solo lei, trascuro pure mia mamma e i miei figli e tutti, capito? Però voglio dire, poi quando ti fermi e ci pensi ci rimane male, perché la vita ci porta a correre e poi le cose belle ce le lasciamo dietro. Di solito ci sono, dove ci sono le vecchiette della sua età o comunque in condizioni, chiamano la badante, no? Qua invece hanno avuto bisogno dell'interprete, che come hai visto è l'unica che riesce a farla parlare. È vero, infatti è riuscita lei a farla parlare, perché merita un premio per questo. Sì, la capisce bene, vabbè, magari, ecco, forse è abituata a quella voce, forse. Siamo in simbiosi, dopo 40 anni siamo in simbiosi. Sì, vabbè, con lei. Bene. Allora ci può ricavare nella stessa stanza, e la sera quando la porta a dormire, perché ci vuole aiuto, no, non può andare da sola e nemmeno una sola, e gli dice, allora, adesso tu ti corri che qua nella poltrona, sì, e copriti. Vediamo se riusciamo a fargli dire qualche cosa della nonna, qualcosina, dai, veloce, così, ecco, parliamo, hanno parlato, ecco, vediamo. No, qualcosina così, un ricordo, ecco, magari perché c'è la telecamera, altrimenti... Credo che le cose più importanti intanto le hanno dette già mio zio e mio fratello. Qualcosa che ti viene in mente? Sei emozionata? No, lei è una storia vivente. Bellissima, emozionata. Facciamo un applauso, eh? Grazie. C'è qualcuno che vuole dire qualche altra cosa? Non lo so. Non siamo forti come mia mamma. Dai. No? Dai, vieni. Ecco. Solo una cosa. Gli episodi che mi ricordo di più sono quando con mia cugina gliene combinavamo di tutti i colori e la facevamo gridare. Era fortissima. La facevamo arrabbiare un casino. Ti faceva dei dispetti? No, vabbè, cose da bambine. Da bambine, naturalmente. Per l'età che avevamo. Certo. Tutto qua. C'è qualcun altro che vuole dire qualche altra cosa? No, niente. Va bene, noi... Noi? Signora, una... È una delle nipoti? Mio papà e suo marito erano fratelli. Ah, ecco. Sì. Cosa ci può dire della nonna? Belle cose. Perché mi ha voluto sempre una bene, in particolare. Mi riconosce. Ah, il particolare dei cuduraci. I cuduraci, quelli sono i cuduraci della nonna sui miei. Mia zia era in gamba per fare queste cose, lo stomatico. Sì. Belle cose proprio. E quando di notte grida, chiama la ripete Maria. Mi chiama, dice che chiama Maria, chi ti ha pensato, lo dice. È bellissimo comunque. Niente, noi siamo felicissimi di essere venuti per fare gli auguri a nonna Filomena, quindi adesso insieme a voi, non so, quindi rimaniamo ancora qualche minuto e poi vi lasciamo festeggiare le 105 primavere della nonna Filomena. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Thank you.
mangiamo sta pizza o no? Non è ora. La pizza. A parlare. La cattare dove fa un compleanno. I soldi là. I soldi, mi cattava la pizza, non mi doni. I soldi. Ci credo di ora vediamo. Dopo ci rubato, me ne sei portati da te vincere, dove le abbiamo portate? Chi lo fa? Il quinaro me ne sono poi fatta io, lo fa. La fine del mio cuscino è solo un po'. No, ma c'è scritto anche sì. E che dai dire? Non credo che mi ci posso. Quando viene sì se la mandare a pizza. Dammi due nonna. Dammi i soldi per fare pigli pizza. Dammi i soldi per fare pigli pizza. Quanto dai a dare? Uno. Dici cento. Due. Uno. Uno, basta uno. Pigliatelle. Uno, basta. Uno, basta uno. Una e basta. Una bici. Basta. Non c'è questo, non puoi. Basta. Ora riportiamo. Tia, come vuoi? Perché non ti sì, ma tu come vuoi? Ma dico, non ti mangiano. Sì, tutti si mangiano. E allora me le vado a scoltare. No, per tutto non basta. Sì. Buonasera. Sogno un amico Enzo. Un amico di vostro figlio Enzo. L'avevo di Enzo. Mi saluto.